Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui su Mag Motori & Games. Oggi c'è tantissima carne a fuoco di cui io vi voglio parlare. C'è una marea di argomenti, quindi cominciamo subito, ma vi ricordo che se vi piacerà quello che vi dico, di lasciare un bel like, ma soprattutto un bel iscriviti al mio canale. Ed ora, cominciamo! Bene ragazzi, prima di parlarvi dell'argomento di giornata voglio ritagliare 2 minuti per parlare di Open Karting Rental Series 2019, il campionato che Mag Motori & Games e Futura Corse hanno realizzato per voi e per tutti i piloti neofiti e non del mondo kart rental. Bene, voglio subito fare un grosso ringraziamento a tutti i piloti che si sono già iscritti e ci hanno dato fiducia in questo campionato. Perché già non manco circa un mese all'inizio del campionato abbiamo già praticamente occupato tutti i posti disponibili, siamo già quasi una ventina di piloti, che è il limite massimo che mi pongo per questo campionato. Innanzitutto voglio ringraziare tutti quei piloti che ci hanno dato fiducia e quindi salutarli in questo video. Ok, adesso ve li elencherò tutti con un'aggiunta proprio in questo momento qua mentre sto registrando il video. Allora, partiamo dalla categoria Star, che era quella secondo me più difficile da fare, ma in realtà che è diventata la più numerosa praticamente. Allora, la categoria Star, che è la categoria dove ci saranno i piloti quelli più esperti, che hanno già vinto campionati, tante gare del kart rental, diciamo gli sborboni del kart, c'è Andrea Saltari, Pasquale Via, Simone Mattei, Daniele Paganin e David Rubetti. Poi passiamo alla categoria Pro, Cosimo Imperiale, Alberto Cancarini, Lorenzo Amedei. Passiamo alla categoria Amateur, Nicola Valieri, Luca Polese, Martinazzo Manuel, Ciro Faccioli e Matteo Speciale. Poi categorie Rookie, Giuseppe Leda, Emanuele Calderone e Matteo Ruiu. E poi mi dicono adesso che c'è stata un'aggiunta nella categoria Star, cioè Flavio Ghironi. Quindi a tutti questi e a quelli che si registreranno poi dopo questo video dico grazie, grazie tanti. E vi ricordo ancora che per registrarvi ed iscrivervi al campionato dovete scrivere alla casella email qua che adesso appare da qualche parte e che trovate anche nella descrizione del video, cioè openkarting@gmail.com. Se poi volete il regolamento sportivo del campionato andate sul sito openkartingrentalseries.altervista.com, credo. Comunque ve lo lascio in descrizione. Ricordo che se vi iscrivete entro il 30 gennaio la quota di iscrizione al campionato è di 10 euro invece che 20. Poi il costo delle gare è di 50 euro. Bene, ora parliamo dell'argomento principale di questa giornata, e cioè di Formula 1. È da un po' che non ne parliamo, che non ne parlo perché i motori sono spenti e non c'è tantissimo da dire. Sappiamo che fra un mese inizieranno le presentazioni delle monoposto 2019 con le ali di una nuova forma perché c'è il regolamento tecnico aerodinamico nuovo. Ma tralasciando questi tecnicismi parliamo di quello che è successo in casa Ferrari, cioè questo ribaltone, almeno che noi crediamo che sia un ribaltone, cioè l'avvicendamento di Binotto arriva bene. Quindi innanzitutto vi chiedo di lasciare dei commenti qui sotto per esprimere la vostra opinione sul fatto che se sia meglio Binotto o meglio arriva bene in questa scena come capo Ferrari della parte sportiva. Ditemelo voi qual è la vostra opinione, ora vi dico la mia e poi vediamo se siete d'accordo. Secondo me è stata una scelta azzeccatissima mettere Binotto al posto di Arriva Bene, perché Arriva Bene di motorsport non sa nulla, è stato un grandissimo manager per la Philip Morris, ma di motorsport non sa nulla ed ha gestito malissimo la squadra. Forse con la gestione migliore della squadra e forse senza tutti i miliardi di errori che ha fatto Vettel, il campionato lo si vinceva almeno uno, o il costruttore o il pilota, uno lo si vinceva di certo. Però la mancanza di bravura di Vettel e la mancanza di esperienza di motorsport di Arriva Bene hanno portato a un fallimento totale. Ed è già praticamente il secondo anno che ci si può giocare per la Ferrari il titolo a discapito della Mercedes e per gli stessi identici problemi non si vince mai il titolo. Quindi questo avvicendamento credo che sia una cosa giusta, corretta, che Binotto, che sia quello che ha creato la macchina, sia al posto di Arriva Bene, perché è quello che l'ha creata, sa ogni particolare e sa tutto della macchina 2019. Ovvio che non potrà fare tutte e due le cose, cioè l'ingegnere, il disegnatore della macchina e il direttore sportivo, è praticamente impossibile, cioè è un essere umano anche lui.
Quindi non lo so cosa succederà, perché molti degli ingegneri bravissimi che c'erano in Ferrari sono stati passati da Marchionne a Alfa Romeo Sauber per farla risalire, e gli effetti in Sauber ce li hanno visti tantissimi. Allora che in questo argomento vi dico anche che secondo me, e qua chiedo voi anche nei commenti se la pensate con me, secondo me la Sauber, se la Red Bull Honda farà cagare, per me è la terza forza insieme alla Renault ufficiale. Se la Red Bull Honda farà cagare, guarda, ve lo metto qua per iscritto, la Sauber Ferrari guidata da Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, cioè Sauber Alfa Romeo, scusate, non Ferrari, guidata da Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, secondo me saranno o al quarto o al terzo posto del campionato, insieme alla Renault ufficiale, se la Red Bull Honda farà cagare, solo in quel caso, se no saranno la quinta o la sesta forza, non di più. È stato questo avvicendamento, però secondo me comunque Binotto, sì, è giusto, lui di motorsport ne sa a bizzeffe, però non è un corsaiolo, non ha l'esperienza da pista, lui ha l'esperienza nel progettare una macchina vincente. Quindi c'è da dire che però anche Toto Wolff, prima di essere quello che è, sì, ha avuto qualche esperienza in pista, ma non tutta. Questa Chrysler Recall, eppure ha fatto questo record di vittorie con la Mercedes. E ricordiamo che quando Toto Wolff è entrato in Formula 1 con la Williams, negli anni dove la Red Bull dominava, nessuno credeva in lui. E poi appena passati Mercedes, ha messo insieme tutte le cose e ha fatto uno squadrone enorme. Quindi spero che capiterà questo a Binotto, perché io voglio tornare a tifare la Ferrari, che questa Ferrari, quello che è stato fino adesso, per me è stato impossibile. Secondo me non dovrà spingere Vettel sempre solo Vettel, ma dovrà riuscire a dare la stessa macchina ad entrambi e non avere un'unica punta la Ferrari, deve averne due di punte, che poi, perché secondo me Leclerc è 30.000 volte più forte di Sebastian Vettel, e Vettel secondo me dovrebbe già andarsene dalla Ferrari. So che molti non saranno d'accordo, ma per me non è un pilota da Ferrari, non ha né lo spirito né il carattere, non, chi dice che è come Schumacher, proprio non so cosa sta guardando, non c'entra assolutamente nulla con Schumacher. Schumacher certi errori deficienti come quelli che ha fatto in Germania Vettel non li farebbe mai e poi mai. Quindi detto questo ragazzi, scrivetemi cosa pensate qui sotto di questo ribaltone. Poi domani, perché adesso pubblicherò questo video, domani c'era anche la Formula E su Italia 1, quindi guardatela alle 16, la seconda tappa. Quindi ragazzi, ditemi voi, secondo voi Binotto potrà farcela? Io spero di sì, spero che la macchina sarà vincente, ma credo anche che ogni qualvolta ci sia un regolamento tecnico che cambia, come quello delle ali, che sembra un piccolo cambiamento, ma in realtà può cambiare molto, la Ferrari non si è mai trovata super preparata. Però vediamo. Ah, e poi c'è la notizia dell'ultimo momento che sembra che Stefano Domenicali possa sostituire Camilleri. Per me sarebbe la cosa perfetta, perché Camilleri mi piace zero. Non si è mai presentato in pubblico e per una squadra come la Ferrari è triste. Non è una Fiat 1 la Ferrari, la Ferrari è la Ferrari. E se il presidente non si presenta e non fa vedere le spalle grosse, cioè che cazzo di presidente Ferrari sei? Quindi cioè, piuttosto che io metterei sicuramente Domenicali, che ha già un ottimo passato in Ferrari, e chissà, perché se venisse Domenicali non un ritorno di Alonso l'anno dopo? Bah, ditemi cosa ne pensate e alla prossima ragazzi, ciao! Poi voglio presentare ragazzi il mio nuovo casco, vedete, quello che ho fatto il video l'altra volta che abbiamo iniziato io e mio padre. Guardate, mancano ancora gli adesivi che arriveranno la prossima settimana e poi si potrà andare in pista e lo userò per il campionato Mugello Kart Insidious, dove correrò anche io di persona, non farò il manager stavolta, ma correrò di persona e basta, per così